Pure! Oltre 600 adesioni ai convegni formativi, 200 stand, 400 bambini iscritti già ai laboratori nell'area Riciclo Kids and Family, 100 chef patron da tutta la Sicilia, 400 espositori da tutta Italia e poi succhi concentrati, naturali, merende, aperitivi bio in degustazione esposti in un'area mercato dove fare la spesa bio è a chilometro zero. E questo è il riassunto in numeri del Cambio Vita, l'Expo del Sano Vivere in programma alle Ciminiere di Catania dal 27 al 29 aprile, organizzata dalla Expo di Barbara Mirabella in collaborazione con la Compagnia delle Opere Sicilia Orientale, la Federazione Italiana Cuochi, l'Unione Cuochi Regionali, l'Associazione Cuochi Etnei, l'Associazione Italiana Celiachia e la Blue Academy. Un appuntamento imperdibile, come conferma ai nostri microfoni proprio Barbara Mirabella. Davvero un fiume di visitatori inaspettato sin dal venerdì mattina qui alle Ciminiere, un evento naturalmente complesso. Partiamo da questo straordinario mondo che è l'alimentazione sana, salutistica e naturale, che racconteremo dai produttori agricoli, ai trasformatori del biologico, alla nostra cucina che con i cuochi metterà in padella, raccontando con dei grandi giornalisti anche le proprietà organolettiche degli alimenti. Ma il cibo va a braccetto con il turismo esperienziale. Io ringrazio infatti la presenza per noi molto autorevole e importante della Regione Siciliana, dell'assessorato turismo, sport e spettacolo e dell'assessorato all'agricoltura, che hanno portato delle eccellenze che arricchiscono ancor più il bouquet di Cambio Vita. Il turismo esperienziale, vedete, è alla portata di tutti. Oggi un casaro diventa un'esperienza, oggi lo sport natura diventa un'esperienza, anche aprire le porte di una masseria diventa un'opportunità, e la Sicilia è ricca di case straordinarie e di natura davvero incontaminata. Il nostro percorso ancora continua con il mondo della casa naturale, la bioedilizia, la casa sostenibile, la casa green, è al centro innanzitutto dei convegni. Abbiamo iniziato stamattina con IMBAR, con l'Ordine Nazionale degli Architetti, l'Istituto Nazionale di Architettura, perché quando si parla di comfort abitativo bisogna farlo in maniera seria. Ecco perché oggi ci sono 4 convegni in contemporanea che formeranno le figure professionali, ingegnere, geometri, architetti, che io ringrazio, sono presenti qui con i loro corsi di formazione. Continuiamo ancora in un percorso ideale per andare in tutto quello che è il mondo dell'area del benessere, le discipline olistiche. Cambiare vita significa anche avere cura di sé, conoscersi meglio, e in questo lo yoga, lo shiatsu, la meditazione sono tutte opportunità per poter avvicinare anche per i bambini se stessi in una riflessione che deve essere tout court. Anche lì ci sarà la possibilità di provare il pilates, di provare delle sedute yoga, quindi i nostri visitatori, se vengono davvero in scarpe da ginnastica, potranno anche approfittare di questo. E poi c'è un mondo enorme, straordinario, che è quello dedicato alla famiglia e ai bambini. Per noi il Cambio Vita parte da questo. Abbiamo organizzato delle grandi opportunità per loro, da una mostra straordinaria del design grazie a Dusty, che darà la possibilità di giocare in un parco giochi, pensate, realizzato con i cassonetti della spazzatura, quindi il riciclo parte anche dal gioco. I laboratori, faremo una casa di paglia tutti insieme con i nostri bambini, ma di casa di paglia si parla anche in bioedilizia. Parleremo di alimentazione sana con i bambini. Nel nostro percorso parleremo di sport natura, conosceremo le grandi piscine siciliane, il nuoto, lo sport, Virgin con le loro attività saranno i nostri partner per prenderci cura della nostra persona. Impossibile citare davvero i mille mondi di Cambio Vita, sono 200 stand, è una passeggiata che non può non farsi. Noi vi aspettiamo fino a domenica, ancora possibile scaricare l'invito omaggio dal nostro sito Cambio Vita Expo. Io ho cambiato vita, spero anche voi. Tra i grandi nomi presenti nella giornata inaugurale, il gastrosofo d'Italia Alex Revelli Sorini, docente universitario presso l'Università San Raffaele di Roma. In questi 3 giorni al centro di tutto noi metteremo il concetto dell'esperienza, l'emozione, anche perché ricordate che fra mangiare una pizza o mangiare il couscous non c'è differenza emozionale, come del resto dal piatto gourmet o stellato, perciò è la consapevolezza di fare delle scelte che siano condivisibile, non importa essere ricchi per mangiare bene, assolutamente no. Se tu hai un'alimentazione consapevole, già 50% delle malattie che ti possono venire non le prendi, ok? Se poi tu hai uno stile di vita legato al territorio e fai anche del movimento, un altro 25% close out.
rimane un 25% di possibilità di ammalarsi, che è legata solo per un 15% alla genetica e l'altro 10% allo sculo, per usare un termine poco scientifico ma dall'idea. Perciò una sana attenzione allo stile di vita, mangiare di tutto ma bilanciato, mangiare prodotti di cui si riconosce l'identità e quindi è legato a cambio vita, ti può permettere di allungare la vita e abbassa del 90% le spese sanitarie italiane. Punto, questa è scienza. Partecipe della manifestazione anche l'Università degli Studi di Catania, presente nella persona del professor Salvatore Cosentino, direttore del Dipartimento Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Ateneo Catanese. L'Università segue con attenzione tutte le attività che riguardano l'alimentazione, sia dal punto di vista della produzione, sia dal punto di vista della trasformazione, che dal punto di vista anche salutistico, oltre ad avere naturalmente altri approcci legati alla tutto ciò che riguarda il packaging e l'uso degli alimenti. Negli ultimi anni si è assistito sempre più a una maggiore attenzione del consumatore a queste nuove tendenze e naturalmente queste sono state riportate, sono anche derivate dai nostri studi e sono state riportate nei nostri corsi di laurea. In questo momento noi stiamo effettuando un corso assieme agli chef di Catania, molti dei quali sono qui, che riguarda la medicina alimentare, cioè la preparazione di alimenti che sono vicini anche a persone che non possono avere una alimentazione diciamo con gli alimenti tradizionali. E quindi questo corso è un corso sperimentale, ma al quale poi si aggiungeranno degli altri corsi successivi che vedranno anche la maggiore attenzione sulla preparazione alimentare e sulla ristorazione.